Ciao ragazzi. Allora, sono partite delle diffide per togliere dalla bocca di qualcuno certi nomi. Vediamo se queste diffide fanno effetto, perché poi oltre alle diffide ci sono anche altre cose. Io ve lo ripeto, chi avvicina a questo canale documentazione falsa verrà denunciato, perché su questo canale non è mai passata nessuna documentazione falsa e sfido chiunque a certificare e a dire il contrario. Stamattina, ragazzi, l'informazione è questa, 56esimo posto eh, del, del, del giornalismo, diciamo sì, siamo al 56esimo posto per, per quello che riguarda la stampa, eh, per un motivo, gente buttata su YouTube, eh, così, anche perché stamattina ti, ti scrivono... Il porto, ti scrivono e poi subito su YouTube i soliti noti quelli che devono servire il loro padrone, mettendo ormai da parte l'Inter e guardando solo i loro interessi. Ti dicono: Il porto, allora senti bella, superare il turno contro il porto varrebbe un extra budget di 20 milioni, 20 milioni ci sarebbe un change. Con un miliardo di debiti da così a così non previsti. Non pre questi 20 milioni, non erano previsti quindi a bilancio. Poi, a bilancio, soldi fondamentali per limitare le sessioni. Senti, cosa scrivono? Soldi fondamentali per limitare le sessioni, 20 milioni, quando litera, 31 milioni di debiti. Con il comune di Milano perché non paga l'affitto di San Siro e soprattutto premi non pagati ai giocatori dell'anno scorso. Questo te lo dice il bilancio. Quindi questi 20 milioni ci cambierebbero la vita. A noi l'unica cosa che ci può cambiare un po' lo stato d'animo, visto che ormai il presidente dell'Inter è l'incubo di tutti i tifosi dell'Inter, tranne per quelli che sono al suo libro paga. Per noi ci potrebbe cambiare lo stato d'animo, passare il turno perché sarebbe una grandissima soddisfazione. Qui ti vogliono far credere che 20 milioni, con una società che ha un miliardo di debiti, che ha 12 giocatori in scadenza, ti vogliono, far, ti vogliono far credere che 20 milioni, come stamattina, i soliti noti su YouTube erano già con la coppa in mano. Capito? Ah, te la devo leggere tutta. Quindi questi 20 milioni non previsti a bilancio soldi fondamentali per limitare le eccezioni. 14 giocatori scadenza, <ride> estive avviare la stagione dei rinnovi. te pezza la moltiplicazione dei pani e dei pesci, 20 milioni ti evitano, praticamente secondo i soliti noti, anche su YouTube, 20 milioni ti eh, aiutano con questi 14 giocatori che hanno in scadenza in Inter. Ti aiutano con, eh, con i 31 milioni che devi dare a, a, al comune di San Silo al comune di Milano. Scusate perché non paghi lo stadio. Questi 20 milioni ti aiutano con i premi dei giocatori che non sono stati pagati l'anno scorso. Lo dice il bilancio, non Giuse 10. Visto che si continua a sparare stronzate, nel prossimo video vi dirò anche cosa non è stato pagato oltre l'affitto allo stadio, i premi ai giocatori perché lo dice tranquillamente il bilancio. Il bilancio è pubblico, sono dati pubblici e quindi diremo anche le altre cose oltre l'affitto e i premi ai giocatori non sono stati pagati, perché deve finire questa storia di eh, infinocchiare tutti i tifosi del Nintendo, Quindi il Porto vale altri 20 milioni, arrivi e rinnovi con questi 20 milioni. Futuro in gioco. <ride> cioè che poi questi rischiivevano degli americani che Zang doveva vendere l'altro giorno, ora si scrivono che 20 milioni cambiano la vita dell'Inter. Cioè, ragazzi, ma vi rendete conto dove siamo arrivati? Cioè, ma voi vi rendete conto di dove siamo arrivati o no? 14 giocatori in scadenza. Vi rendete conto di dove... Cioè, voi vi rendete conto di dove siamo arrivati oppure no? Guardate una cosa, eh? Vediamo se ve la trovo. Io, 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 io non io non ho più parole. Non ho più parole. vediamo un po'. Eh, ok, il cl... 14 questi 20 milioni. Le epiloghiamo è inutile ragazzi. Mettere la polvere sotto il tappeto, le cose vanno affrontate. Un miliardo di debiti. 31 milioni di debiti con il comune di Milano i premi dei giocatori non pagati quindi questi 20 milioni cambiano la vita all'Inter oltre a questo con 14 contratti da rinnovare fare il mercato nuovo e una montagna di debiti e scadenze che ci sono comunque da affrontare Cioè, ma voi vi rendete conto di cosa diavolo scrivono e vi riportano su YouTube a pagamento? fate vobis cioè traetene voi le conclusioni che questi 20 milioni ci cambiano la vita. Ma poi lo dice chi ti aveva detto: Ci sono gli americani. Tra l'altro, ho scoperto che questi parlano del fondo americano che è segretissimo non si può dire il nome. È uno dei primi 5 fondi americani. Gentilmente, potremmo avere visto che voi avete la verità in tasca? No, io sto ancora aspettando qui in poltrona. Guarda, guarda mi sono messo, son messo sulla poltrona a aspettare. Gentilmente, potrei. Potresti dirci, visto che siete così sicuri dell'acquisizione di questo fondo americano, ci potreste dire il nome? Tanto non avete fatti otto di nomi, potete farne nove. A parte quello, quel, 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 quel depensante che diceva di Amazon, e poi arriva eBay su su sulla mania. Que i, i, I fuori classe e incompresi, lasciali perdere. Ci fate il nome di questo fondo americano, gentilmente. La partita con il porto ti può dare solo delle soddisfazioni a livello sportivo, a livello economico, non 20, nemmeno 200 milioni cambierebbero qualcosa, è quello che dovrebbero dire. Ma poi guardate quante versioni cambiano, lascia perdere eh, Brothers in Love su YouTube. Te guarda anche i giornali quante versioni cambiano, americani, Zang deve vendere, poi raddoppia. Ovviamente, eh, chi è a libro paga non vede l'ora di capito? Di portare alle stelle queste cose che scrivono i giornali. C'è gente che legge tutto sport che dice di fare internet e legge, legge tutto sport pur di cercare di sminuire quello che diciamo noi. Quindi, di cosa ragioniamo, ragazzi? 20 milioni, con 20 milioni siamo ricchi poi della partita del porto ne parliamo oggi o stasera in live, ora vediamo se ho tempo. Poi ti avevo detto quell'altro ah, arabi americani, arabi ora. È tornati americani. Quella è compra. Gli iscritti c'è sempre più iscritti e meno visual. Ragazzi, ma con il lanternino ci sono su YouTube proprio. Con il lanternino, ci becchiamo più tardi. Ciao, amico